Sì, tra una settimana si inizia e siamo pronti per iniziare, questa era la cosa più importante. Poi ovviamente non posso dire quale sarà il nostro percorso, ma vi garantisco che stiamo lavorando per far sì che i tifosi anche quest'anno quantomeno siano orgogliosi di noi. Assolutamente nulla per quello che dici per quanto riguarda questi nomi che hai fatto. E secondo me i top player sono quelli che poi ce lo dimostrano in campo, non sono certo i nomi che fanno diventare top player. E il Perugia ha ancora qualcosina da fare, voi lo sapete benissimo, purtroppo sapete benissimo che ad oggi il percorso del Perugia per essere ultimato ha anche bisogno di fare qualche uscita. Io spero che i ragazzi che in questo momento abbiamo deciso di mettere fuori rosa capiscano la situazione e possano liberare il Perugia per quanto riguarda la chiusura del mercato. Quindi, quali sono questi giocatori? Beh, lo sapete benissimo, sono Mazzeo, Carcione e Franco e veramente speriamo che comunque finisca questa situazione che credo che sia diventata anche stucchevole, insomma adesso sono quasi 40 giorni che dura, insomma le nostre decisioni le abbiamo prese, loro le avevano prese, poi hanno ricambiato idea, insomma speriamo che si decidano e finisce bene per tutti. Ecco. Questo blocca anche il mercato? Chiaramente. Assolutamente sì, voi sapete che per me l'equilibrio economico in società è fondamentale e in questo momento loro devono capire che se è vero quello che dicono, che amano il Perugia, lo devono amare fino in fondo. La scelta di Mazzeo di non proseguire con lui è tecnica e lo è stata inizialmente anche economica, ma ad oggi è fuori dal progetto, il giocatore lo sa e quindi basta. Io non lo voglio far diventare un martire perché non sarebbe giusto e corretto per quello che il ragazzo ha fatto per noi, però questo è professionalmente un discorso che va accettato. La dirigenza non lo ha ritenuto parte di questo progetto, quindi insomma ecco, dobbiamo trovare una soluzione. Presidente, 4.000 abbonati. Sono contento, spera anche... Sono molto contento perché ad oggi la situazione economica non è facile, però è ovvio che spero che ce ne siano ancora tanti che debbano fare l'abbonamento.